Come sapete, vi avevo invitato scarpe da ginnastica, scarpe comode, perché ci si diverte. E le dirette sono fantastiche, perché c'è sempre un fuori programma. E è stato bello vedere la mia faccia e non sentire l'audio. Allora ho detto, dai, tu mandala, io racconto qualche cosa, qualche evento. Ma visto che per me è un'occasione unica stare davanti a tutti voi questa sera, vi chiedo un altro regalo di cuore, un altro applauso. Bellissimo regalo. Mi avete regalato la cosa più preziosa che ognuno di voi ha, il vostro tempo. Questo non torna. E me l'avete regalato. Siete qui, davanti a me, ad ascoltare una storia, o meglio, la storia di un mio viaggio. Perché quando vi ho invitato alla presentazione di questa sera, Sante per esempio, lui mi ha fatto: wow, Riccardo, che bello! Racconti una storia di un tuo viaggio. Ed io: sì, Sante, è un viaggio. Sì. Ah, e di quale viaggio mi racconto? Di quale viaggio racconto? Di quale viaggio? Racconto del viaggio. Nella vita, ragazzi, non ci si stanca mai. C'è sempre qualche imprevisto. Un fuori programma, un'avventura non calcolata. E quindi bisogna essere dei grandi viaggiatori. Così è accaduto che l'anno scorso, nel novembre del 2010, ero a casa di un'amica, di Katia. A casa di Katia, Francesca, Andrea. E quando voi vi svegliate dopo una notte di Perugina, chi ha fatto l'università a Perugia lo può sapere, bisogna avere qualche dote surfistica per stare in piedi. Mi sono svegliato e ho detto: Katia, senti, ma non è che mi faresti una camomilla? E lei: certo, Aghetto, vieni, Aghetto, ti faccio una camomilla. Meraviglia. Qualcuno sa quale sia o ha idea di quale possa essere il viaggio di viaggi? Allora, facciamo una cosa, vedo che ci sono problemi articolazione, immagino, no? Allora, questo è un viaggio, la serata sarà un viaggio, quindi cercheremo di divertirci un po' tutti insieme. Io, a me le presentazioni annoiano, quindi proviamola diversamente. Vi invito tutti quanti, tutti i palchetti, primo, secondo, terzo ordine, tutta la platea, vi invito ad alzare le mani, destra, mano destra. Ah, bellissimo, che potere, grazie. E adesso sinistra, ok, un'altra volta, destra, sinistra, perfetto, sì, così, ok, non mi sento, ok? Rispondo ad Andrea dicendo che qualche tempo fa, non molto tempo fa, uscivo da casa a Barcellona e vicino a casa mia c'è una strada che si chiama Calle Mallorca. In questa strada, Calle Mallorca, se vi capita di andare a Barcellona, fateci caso, c'è un piccolo negozio, quasi non si nota, e c'è un tatuaggio, fanno un negozio di tatuaggi.
Allora io ero seduto per caso lì davanti al negozio e ho visto uscire due ragazzi. Allora, il tatuaggio, ok, ma non avevo visto mai una cicatrice come tatuaggio. Questi ragazzi si erano fatti tatuare una cicatrice in faccia. La domanda è quella che mi sono posto: perché una cicatrice? Io non si vede, c'è una qui, svelata, e quando dico come mai, chi mi ha insegnato questa cicatrice? Risposta: prendere la rincorsa e lanciarsi contro una porta a vetri non è il modo migliore per entrare in cucina. Ve lo assicuro, non funziona. La vita insegna sempre qualche cosa. E non è detto che sia per forza qualcosa di negativo, a volte c'è sempre una cosa. Questa è la vita che sogniamo da bambino, è questa la vita che sogniamo da bambino, è questa la vita che sogniamo da bambino, un po' di apocalisse e un po' di topolino, è questa la vita che sogniamo da bambino, è questa la vita che sogniamo da bambino, è questa la vita che sogniamo da bambino, un po' di rocchetti e un po' di tarantino, hai le costole in mezzo alle costole, che cosa c'è? Hai le vene dentro alle vene, che cosa c'è? Hai le vertebre dentro alle vertebre, che cosa c'è? Hai i polmoni dentro ai polmoni, che cosa c'è? Mega Megamix, Megamix. La X, la Y, la Y, la X. Mega